Ecco, dica. Buongiorno, 大家好. 我是来自中国温州市实验中学的一个老师，我叫黄丽君，很高兴呢今天有这个机会跟大家来交流。我想首先感谢玛利亚，还有佛罗伦萨中文学校的潘士利校长，所以呢才有这个机会跟大家进行交流。 Buongiorno a tutti, mi chiamo Juan Li Jun, vengo dalla scuola di Wenzhou, dalla scuola sperimentale di Wenzhou. Oggi sono molto felice che mi diate l'occasione di potervi presentare la nostra esperienza e ringrazio non solo me che le faccio da interprete, Pan Shili che le hanno permesso i presidi appunto della scuola di Firenze, perché è attraverso di loro che siamo venuti poi in contatto con chi ha organizzato questa possibilità di essere qui oggi. 现在呢，我在那个佛罗伦萨中文课，那么也趁这个机会呢，到意大利来学习这个意大利语的。那么现在我讲一下我的，想想我们今天趁这个机会呢，也讲一下我自己的一个梦想，就是我为什么，因为今天的我为什么做。 老师，我的这个梦想，我想在这里，今天有这么多的老师，有比我年长的，也有比我年轻的，讲一下我们自己最初的这个梦想。那么前几天我在网上碰到我的一位学生，我的第一届的一个学生，那么他一开始是一个，其实是比较一个普通的孩子，那么资质不是很好，学习也不一般，那么我就经常的鼓励他，那么让他 有信心，快一点哦，等一点，好，是不是？我把它没毛病。OK，你先哦，这是其实是我一个学生的一个情况。那么他后来也上了大学，那么从事了教师这个职业。 Lo fa in Asia. Allora oggi, adesso lei è arrivata appunto da un mese e come insegnante di madrelingua per questi bambini che non hanno avuto occasione di imparare la propria lingua crescendo qui o non. E starà per un anno qui. La cosa bella per lei è il coronamento di un sogno, che è quello di poter anche imparare, arrivando qui, l'italiano e di vedere come funziona e come è strutturata la didattica nelle scuole italiane, perché questo poi è un patrimonio che lei si riporterà a casa fra un anno e che per lei è molto prezioso. Oggi pensava di presentarvi, ha scritto questa sua relazione la sera così dei giorni passati, perché un altro sogno che vorrebbe condividere con voi è come lei è diventata, fin da ragazzina ha pensato che voleva essere maestra, e come è diventata maestra e perché ha voluto essere maestra, ha creduto nel fatto di essere maestra. Si è specializzata, ha fatto tutto il percorso di specializzazione che in Cina comprende anche fino alla laurea, sì. Naturalmente per fare l'insegnante di. Questo è il nostro lavoro. Queste sono alcune attività che fa la sua scuola, per esempio la prima è quella di aprirsi agli anziani del quartiere e per avere uno scambio fra bambini e anziani. Questo è il nostro lavoro. Queste, quelle che abbiamo appena visto passare sono le attività invece di tipo artistico, dove c'è sia la bella calligrafia, che per la Cina è una delle arti maggiori, oppure la libera espressione artistica, sia nell'arte tradizionale cinese, sia invece in arte più contemporanea. Questo è l'attività di ritaglio della carta, avete presente la carta ritagliata, è una forma artistica piuttosto diffusa in Cina. Questo è la competizione di chiavi. Fanno anche spettacolo di, cioè si
educazione musicale con strumenti anche tradizionali e non. 合唱. 这是集体项目, 每一个学生都要参与的. Ah, ogni ragazzo anche impara a fare, a cantare, a, comunque libera espressione artistica. 刚才放的那些图片都是 就是说每一个学生都要参加普及性的，那么现在这个呢，就是说，有特长的孩子，有特长的孩子组成的一个乐团。 Naturalmente si prevede che tutti i bambini partecipino alle attività di libera espressione artistica, quindi tutti frequentano i corsi di musica, di canto. Poi ci sono alcune eccellenze, tipo la bambina che avete appena visto, che poi partecipa anche a iniziative pubbliche. 那个刚才放那个图片是学校的那个班级的活动，这个是专业的合唱队，对，特长的。 Yes. I bambini fanno attività sia di tipo diciamo individuale sia di tipo collettivo con tutta la classe al completo. 对，这个是学校开的运动会。 Questo mi rendo conto che può essere uno shock, questo lo aggiungo io per le scuole italiane, non l'ha detto lei, lo dico io. Nel senso che gli spazi dedicati allo sport sono molto grandi e quello è il campo sportivo della sua scuola. Queste sono attività sportive che fanno, che hanno comunque una forte importanza nella vita scolastica dei bambini. 对，我们学校呢就是一个特学校的传统项目，就是每一个女孩子都要学健美操，男孩子都要学篮球。 Dice in questo caso queste sono le bambine che tutte devono fare anche vedete ginnastica artistica. 这个是有特长专业的健美操队。 E queste sono appunto poi quando partecipano alle iniziative pubbliche. 除了上面的活动呢，学校还为学生的开展了这个智力运动会，就像象棋国中国象棋啊。Ci sono poi corsi perché la cosa importante è anche che abbiano una maggiore apertura, così fanno scacchi. Questi sono gli scacchi cinesi, scacchi occidentali. 国际象棋、五子棋，很多的棋类，对，还有请那个校友、国际大师过来进行交流。 E anche poi hanno lo scambio con ragazzi più grandi. Anche gli insegnanti hanno insomma, attività libere di utilizzo diciamo, degli spazi sportivi della scuola. E partecipano alle attività tipo appunto imparare a fare nuovi piatti o cose di questo genere. Ok, canto per sé. Tutti i ragazzi devono partecipare. 就是说，重在每一个老师都要参与的。 Normalmente, sì, qualche attività la fanno tutti, ognuno si sceglie la sua, se uno gli piace cantare canta, se gli piace fare attività di cucina fa cucina, diciamo è uno spazio libero. 你刚才说的你自己的可能还有加一点。应该说。No, no, voglio dire, perché si è spaventata di non stare nei tempi e allora ha tagliato tutta la parte che riguardava lei stessa. Io lo so perché avevo visto la sua relazione. Adesso le ho pregata magari di dirci, visto che nei tempi ci siamo, vero ancora abbastanza, tentiamo, perché ha scelto Niwei Shama Xian Zhi Lao Shi. Because我的家庭、我的外公外婆还有我的舅舅都是从事教师这个职业的，所以呢，我也自然而然的选择了这个职业。我也很喜欢教师这个职业，因为呢，我觉得我们老师，首先跟孩子接触都是很单纯的一个环境。那么我们教给学生的不仅是知识，那么还有很多做人的道理。
那么学生给我们的是一种人生，我想这是一个很难得的机会。那么，另外呢，我觉得我跟教育呢也有缘分，因为我的先生也是老师，我的孩子刚好是9月10号，就是中国教师节出生的，所以呢，我们跟这个教育应该有很奇妙的这个缘分。 Perché ha scelto di fare la maestra? Sicuramente anche è stata influenzata dal fatto che è di una famiglia di maestri, però quello che per lei è importante è la relazione che costruisce con i bambini, perché per lei è stato sempre molto il campo della relazione con i bambini è quello che ha sempre rappresentato la parte più importante di quello che lei voleva fare ed è per questo che ha scelto di specializzarsi in questo. Vi dico la verità, non sentivo tanto bene perché era girata, per cui penso di aver perso qualche pezzo, se mi aiuta, casomai dopo. Grazie. E grazie a tutti. Qualche domanda la possiamo, non so se aggrupparle tutte alla fine, magari così abbiamo tutto il percorso di tutte e quattro le relazioni e poi se avete delle domande penso che sia più omogeneo così. Do la parola adesso a Preside Pancheli. Buongiorno a tutti, maestri e maestre. Mi scuso, non lo so ancora l'italiano, chiedo a Maria di tradurre. È la seconda volta che ho l'occasione di partecipare ad una di queste iniziative con il Ministero. 前次呢是在11年2月9号至11号在加大尼亚召开的。 L'anno scorso, in febbraio, a Catania c'è stato un altro incontro a cui ho potuto partecipare. 所以我要谢谢意大利教育部的领导给我这么好的机会，能参加国家级的一些会议进行交流。 Quindi voglio ringraziare il Ministero perché ci dà comunque l'opportunità di avere uno scambio di così alto livello. 我也感谢Napoli的教育局的领导，我们今天能够第一次来到这么一个好的地方，这么大的一个地方，来见识了这个地方。Voglio ringraziare l'assessorato di Napoli perché è la prima volta che avevo occasione di venire a Napoli, è una città bellissima e insomma ci è piaciuta tanto. 我是呢意大利佛罗伦萨中英文化交流协会和佛罗伦萨中文学校的负责人。 Sono responsabile sia della scuola di cinese di cui abbiamo accennato prima, sia dell'associazione di interscambio culturale fra Italia e Cina. 我的名字呢叫潘石利。 Mi chiamo Pan Shili. 因为在20多年啊，我和Gospel的合作，在中英文化交流这个协会和在佛罗伦萨开展多元文化这个方面，我们取得了一定的成绩。 In questi 20 anni, io sono qui da 20 anni, che abbiamo lavorato tanto anche con il COSPE per organizzare scambi di rapporti culturali fra la nostra zona, fra la Cina e l'Italia. Dal 97 abbiamo cercato di mettere in contatto scuole della città di Ruyan, da cui proviene la maggioranza dei cittadini cinesi di Firenze e le scuole toscane. 到现在为止呢，我们佛罗伦萨也可以有其他意大利的其他地方和浙江杭州、温州、瑞安都已经建立了15所学校。 Adesso è una realtà nazionale, ci sono tante scuole, più di 15 che non soltanto in Toscana si sono relazionate con scuole di tante aree del Zhejiang, della nostra provincia. Quindi, 前个星期我们也和马来亚
和这个佛罗伦萨的巴加里斯高中的副校长和满族女学校的校长一起访问了浙江。 Anche la settimana scorsa sono stati siglati, lo diamo in anteprima come notizia, due nuovi accordi fra il liceo linguistico di Firenze, Pascoli, e l'istituto comprensivo Manzoni di Firenze, e due nuove scuole cinesi. 所以我们这次去呢，也和杭州的杭二中很高级的一所中学和瑞安的一所私营小学进行了签订仪式。 Sono stati proprio siglati gli accordi con due buone scuole che abbiamo scelto per poter fare questo tipo di gemellaggio. 所以我呢是25号刚到佛罗伦萨。 Sono appena tornato anch'io dalla Cina. 昨天就来到这里了 l'altro ieri e ieri qua 所以这次对于这个 PPT 和这个讲报告也没有什么充分的准备 per cui diciamo l'ha visto anche in anteprima con voi cioè per la prima volta con voi il PPT che è stato appena proiettato 所以我今天就想说一下因为我们这所学校是在中越文化交流当中产生的通过这所学校我们有进一步的 通过亲戚搭桥，有进一步的进行了一些中越文化交流。 Vorrei solamente fare una piccola, diciamo una, come si dice, una brevemente presentare un focus, diciamo, sul ruolo ponte che possono avere questo tipo di scambi fra scuole, a cui teniamo molto, quindi proprio è un ponte. 所以刚才这位老师，就是我们从浙江温州来到我学校的。 Questa maestra che ha appena parlato, per esempio, è venuta da Wenzhou e insegna nella mia scuola. Sono maestre che dal 2001 vengono distaccate per lavorare per un anno nella scuola che dirigo. 所以每他们来是教一年，学习一年，交流一年，回去又第二年又一批来是来。Loro vengono, stanno qui un anno, sia insegnano, sia studiano, imparano un po' la lingua, imparano la cultura italiana e poi tornano. 这次的会议的主题是全世界了，老师们。所以我今天重点就说一说我这所。 学校的一些管理的一些情况。 Oggi naturalmente parliamo di maestri di tutto il mondo, perciò anche io ci metto il mio pezzettino. 所以我从下面这三个方面 来说一下。 Su in tre aspetti particolari. 第一个呢，说一说我们学校的一个组织管理。 Ci sono delle che importanti, quello primo di cui vorrei dire alcune cose, che è quello organizzativo. 所以我现在这所学校有14位老师。 Per esempio nella nostra scuola adesso lavorano 14 maestri. 有300位学生。 Ci sono circa 300 bambini. 有17个班级。 E parecchie aule. 所以我们这所学校的组织，学校就成立了一个校委会。 Quindi c'è un comitato di gestione della scuola, chiaramente. 有5个人组成，有校长、副校长，还有教导主任、政教主任，还有负责多元文化的学校的一些文艺方面的一位，一共是5位。 5 persone se ne occupano di rettore, vice direttrice, poi c'è una persona che si occupa di una rappresentanza della famiglia, una persona che si occupa direttamente dello scambio interculturale. 这五名老师，五名学校领导分工明确，把自己的事都有干得很好。E quindi diciamo è una struttura che abbiamo visto che funziona molto bene. 第二个呢，我想讲一下我们学校的制度管理。La parte di quale di amministrativa diciamo dei corsi. 所以我们学校对老师的一种管理的理念，就是让他自由的发挥作用。 C'è una parte che è libera, diciamo, di attività libera per i ragazzi.
因为做老师这个职业是要靠自己的一种道德良心的，要靠自己的知识要传授给学生的。 Noi pensiamo che la parte importante sia che gli insegnanti mettano a disposizione ciò che amano fare, perché se loro amano fare una determinata cosa possono trasmettere questo amore per ciò che fanno anche ai bambini e non viceversa. 所以每一位老师都知道自己的那个职责，所以我们不强调他干这干那。 Per cui noi non possiamo dire devi fare questo, devi fare quello, ma si fa in modo che l'insegnante esprima ciò che le piace di più nel proprio insegnamento. Poi naturalmente ci sono invece degli elementi qualitativi che sono indispensabili ad essere seguiti da tutti. Che devono rispettare. Dunque, sempre dal punto di vista anche dello scambio fra gli insegnanti, siccome sono tanti. Scusatemi, quando, volevo fare. Pensavo voglio assorbire nega nanni da nega nega maestra. Facendo riferimento, e questa è l'aggiunta mia, facendo riferimento anche a quello che diceva prima Vinicio Ungini sul discorso della maestra e maestro, maestri e maestre. In cinese c'è un vantaggio che non si segnala se il termine è maschile o femminile, la lingua ce lo permette, quindi il termine maestro non dice di che il genere, diciamo, ecco. E quindi, però vi posso dire che tutte le maestre che insegnano nella sua scuola sono donne, appunto, quindi tradurrò maestre anche se è giovani, quasi tutte giovani, sì, no, molto giovani. 所以这一个月啊，一次的老师交流就是很重要。 È molto importante, noi riteniamo che ci sia un forte scambio fra l'insegnante che seguono i bambini. 这次交流当中，各个班发现老师、学生的一些问题，怎么去解决？大家有共同的一种力量去把这个问题解决。 Anche perché se succede qualche problema con un determinato bambino o con una determinata classe, non è una cosa che può essere lasciata alla singola persona, ma è giusto che poi le soluzioni per i problemi che nascono vengano trovati collettivamente. 第三个，我想说说教学管理。 E l'ultima cosa su cui vorrebbe insomma dirvi due parole è quello della classe. 因为艺术学校教学是最重要的。 Perché la cosa più importante è anche l'ambiente in cui i bambini si trovano. 所以我这个教学管理分两个层次。第一个层次呢，就是一个段。什么叫做段呢？就是一个同年龄的，同这个年级的段。比如说都是一册的。 A differenza di molte scuole autogestite, questo ve lo aggiungo io, questo pezzettino, che normalmente mettono i bambini in modo abbastanza approssimativo per fascia, cioè senza tener conto dell'età o della padronanza linguistica nella lingua materna o nella seconda lingua, loro hanno fatto la scelta di mettere i bambini della stessa età, nella stessa classe, non mettono bambini più grandi, più piccoli insieme. 所以同一个段等于他们是同一个教材，同一个教学的内容。La cosa centrale è che siano fra pari. Questo ci permette poi di presentare argomenti che sono di interesse dei bambini e sono la stessa, diciamo, di interesse di tutti i bambini che sono presenti nella classe, non essendoci questo distacco di età fra gli uni e gli altri. 所以他的闭课，他的 PPT 就是我们都是用多媒体教学的，所以都是共享的，同一个教材大家都是讨论共享的。Quindi anche i materiali che prepariamo sono adatti alla fascia d'età con cui lavoriamo, che sia un PPT o che sia una cosa scritta。第二个呢，我们就是有时还要测试一下学生，这个测试呢，我们这个试卷呢，都是同一个段的老师，这个交换，这个出这个试卷的。 Lo scambio fra insegnanti è sia orizzontale sia verticale, quindi quelli che hanno bambini della stessa fascia d'età chiaramente hanno un rapporto fra di loro più stretto. Fanno anche un'altra cosa, che gli insegnanti di una classe vanno nell'altra classe ad ascoltare come viene fatta la lezione, così hanno maggiori stimoli.
第二个教学管理，我们是指老师个人的管理。 E naturalmente poi c'è la parte invece di costruzione del piacere del singolo insegnante. 所以我们老师的必课、主课件啊，这些是每个老师必须要做的。 E questo naturalmente fa sì che ogni insegnante poi deve comunque dire che cosa ha fatto, come è stato svolto, insomma questo è normale. 还有个老师把学生的作业本每天交上来的作业本都要认真地看好。 Una cosa che gli fa fare moltissimo sono un sacco di compiti. Ogni giorno i bambini fanno un sacco di compiti, anche se vanno a scuola la mattina nella scuola normale, cioè nella scuola pubblica normalmente, poi il pomeriggio fanno questi corsi e hanno anche tanti compiti. 还有个老师要做好家长和老师的联系，因为我们有个本子。 家长有什么事给老师要写上，老师给家长有什么关于这个学生的每一天的情况。 E hanno un vero e proprio libretto con cui si relazionano con i genitori per dire cosa ha fatto, cosa non ha fatto il bambino dal punto di vista dei compiti, o se ci sono delle cose che non. 对成绩不好的学生，我们在星期六的下午还是要给他补课的。 E poi facciamo i corsi di recupero il sabato per chi durante la settimana ha avuto dei problemi, per i bambini che hanno avuto dei problemi magari a seguire o no. 所以我们的老师对于抓擦身这个工作是做得比较好。Naturalmente sono tutti bravissimi insegnanti. 还有对学生的素质、道德，还有这些思想的教育，我们学校教老师也是要做得好。 Anche su altre cose su cui i bambini a volte chiedono aiuto, tipo la matematica, tipo anche il comportamento, cioè quello che in cinese si chiama morale, Tao Te, a volte loro fanno delle attività extra a sua richiesta appunto delle famiglie. 所以我们学生的有一些制度呢，比如说一日常规啊，一天从早上从一天到学校开始。 回家应该做哪一些事？我们有一个一日常规。Hanno una specie di report su che cosa devono fanno i bambini quotidianamente quando tornano a casa da scuola。嗯，还有一个量化，有500分这个守则，和我们意大利开车的我们驾驶员12分，这个差不多的。Hanno un sistema di votazione, di voti anche, anche se è una scuola appunto extra, però loro danno i voti. C'è un sistema un po' come il vostro patente a punti. E poi ci sono tutta una serie comunque di benefit diciamo che danno ai bambini che sono più che si impegnano di più. 还有一个我们的班老师对学生的培养干部，叫他们自己管自己，自己管自己的班级，要纪律、安全等等都要做好这个管理。